Vi leggo l'appello che ho nuovamente rivolto ai responsabili di oltre 70 organizzazioni che da mesi stanno manifestando contro l'attuale stato di cose. Purtroppo il loro messaggio, così frammentato, si perde nel silenzio omertoso dei mass media e nella disattenzione della pubblica opinione. Solo un'azione forte, unitaria e di grande impatto mediatico potrà ottenere tangibili risultati. Capisco che è difficile comprendere pienamente l'apocalisse che si sta abbattendo sull'umanità, della quale tra l'altro siamo solo all'inizio. Anche per chi, come me, ha in mano tutte le chiavi di questo mostruoso programma di sterminio, è difficile e doloroso accettare la realtà. Ma in fondo al vostro cuore anche voi sapete che siamo nelle mani di pazzi criminali, dai vertici del potere finanziario fino all'ultimo gradino istituzionale. Per loro siamo meno degli animali e come tali veniamo trattati. Si sta instaurando un regime di stampo comunista basato sull'abolizione della proprietà privata, sulla sorveglianza di massa, sul controllo feroce, sulla censura, sulla deportazione di chi rifiuterà la vaccinazione o sarà comunque etichettato come dissidente. Nella sorte del genere umano si vedono già incombenti e minacciosi segnali, una trasformazione fisica, cognitiva, spirituale che dovrà generare il simbionte interconnesso con l'intelligenza artificiale, il post-umano annunciato da anni. Il processo culminerà con l'inglobamento nell'internet delle cose, nel quale noi saremo le cose, perdendo non solo anima e libertà, ma la nostra stessa volontà. Nomadi e monadi, perduti in un abisso di stimoli ed emozioni che agiranno come droga nelle nostre menti. La depopulation selettiva dei vecchi e dei fragili è già iniziata, come in questi tragici mesi abbiamo già visto. L'immunizzazione di massa voluta dalla Immunization Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha già causato migliaia di morti e centinaia di migliaia di gravi eventi avversi, mentre nessuno può dire cosa accadrà al nostro DNA e alla nostra salute nei prossimi 2 o 3 anni. Una intera civiltà verrà presto distrutta con l'inglobamento di popolazioni primitive di basso livello cognitivo, che grazie alle quote nere delle quali già si parla, diverranno i nostri aguzzini. Un'apocalisse che evidentemente non toccherà l'elite, ma riguarderà solo la massa informe, disperata e miserabile della mandria umana. Anche voi lo sapete, almeno iniziate a percepirlo con crescente chiarezza, anche se continuate a non volerlo accettare. Il piano è diabolico, nel senso letterale della parola. Non possiamo trascurare la dimensione metafisica di questo orrore, perché siamo nelle mani di umani perversi, gestiti direttamente da Lucifero, che adorano e venerano in totale sottomissione e di cui devono eseguire gli ordini. Per questo vi scongiuro, dobbiamo muoverci presto e agire tutti insieme. Abbiamo un'unica arma pacifica e legittima, si chiama disobbedienza civile, ma deve essere corale e organizzata, pianificata come un'operazione di guerra in ogni minimo dettaglio. Per questo suggerisco un evento eclatante che non possa sfuggire neppure all'attenzione del più ostile mass media e ci dia forza popolare e morale di ostacolare questo progetto criminale. 1.000 fiaccole per la libertà, che ogni notte, martellanti, per giorni, settimane, mesi, invaderanno strade e piazze d'Italia. Sarà un gesto di potente valore emozionale e simbolico, di grande suggestione evocativa. Parlerà a tutti di quell'anelito di speranza che ancora non vuole abbandonare il nostro cuore. Dobbiamo costituire immediatamente un comitato nazionale operativo che organizzi questa manifestazione corale. Il programma dell'elite galoppa e non possiamo più attendere inerti. Sono solo il vecchio, al massimo passerò per pazzo, ma non ho niente da perdere. Voi avete ancora una vita davanti, figli, famiglia. Non potete farvi annichilire dal terrore. Sentiamoci e ritroviamoci tutti in nome della libertà, ma prima ancora nel nome della nostra disperata umanità. Che Cristo sia con noi.